uscire! Ben ritrovati, vabbè, a questo punto mi prendo qualche soldo che ci sarà sicuramente nel trofeo, qualche soldo nel trofeo. Perché quello è un trofeo. Pa, e in realtà, come tutti avrete capito, in realtà bisogna usare il tesoro del labirinto per riuscire ad uscire. Le mie analisi indicano che l'uomo è in grado di volare. Sì, Feinch, lo sappiamo che può essere controllato a distanza perché io sto facendo una guida. Se non mi disturbi, magari possiamo anche finire prima. E dov'è il buco? Ogni volta faccio sempre il giro inverso e non trovo mai il buco. Voglio togliermi la soddisfazione di uccidere un'arachnula. Ecco qua, l'ho ucciso. Ah, no, è vero, cade per terra. Sta a vedere che ho sbagliato strada. Sbaglio sempre strada. Faccio sempre il giro inverso. Ok. In realtà è subito lì a destra, però io sono troppo scemo e faccio a sinistra. Faccio tutto il giro a sinistra per arrivare a destra, solo che lo scarabeo, non essendo potenziato perché l'hai appena ottenuto, esatto. Bene, ora dobbiamo colpire qualche altro interruttore che mi sembra sia qua dietro. Sì, è qua dietro, solo che c'è la pianta oliosa. Ah, c'è da tutte e due le parti la pianta oliosa. Mi sa che bisogna riuscire a ah, ho capito, bisogna passare dall'alto in questo tunnel qua per tagliarle il filo vitale. Ok, non si chiama filo vitale, forse si chiama tipo un pallo. E passare e colpire l'interruttore. Bene. Ah, ci stiamo mettendo meno tempo del previsto a fare sta guida. Almeno la guida per questo tempio. Anzi, il tempietto della foresta. No, della... degli scarsi. Scassi. Degli scassi. Il tempietto degli scassi dura poco. Perché ci sono gli scassi. Non diciamo cosa scassano. Ora, qua sì, ho beccato la porta che ci porta alla nuova chiave di questo tempietto. La porta che ci porta. La porta che ci porta! Che ridere. Concordo. Io volevo semplicemente salire lì sopra, perché non si può? Non lo so. Però boh, si potrà in qualche modo dopo, ovvero non ho voglia di ricordarmi e spero che questa sia la strada giusta. Bene, ci ha chiuso di nuovo dentro. Bene, siamo finish. Ah sì, il secondo modo di battere l'arachno, bisogna fare il colpo da sotto e poi il colpo finale. Comunque, anche battendo l'arachno apre la porta, come non detto. No, non so come giocare. Prima gioco a calaccio. Che gioco è? Big Brain Academy. Pensavo Cooking Mama. O forse quello c'era sull'R4. 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 Parte di mia sorella. Ah, tua cugina. Adesso non ti spostare. Certo, Marco. C'è un occhio che ti guarda male. Devi smorecciarlo. E il terzo? Ho capito, immediatamente in modo che ti vedano tutti. Esatto. Ok. Sfoderiamo la spada e facciamo di nuovo tutta la cosa. E no, olele, olala. Olele, olala, olele, lulla, lulla. Oh!
Bene, questa è l'ultima volta che ci servirà fare sta cosa noiosissima. E otteniamo la seconda. Una rupia! Ed ultima, mi sembra, chiave. A parte la stranissima chiave del labirinto. Cioè, che io chiamo chiave del labirinto, cioè che io in realtà chiamerei chiave labirintica. Ho fatto un lapsus, l'ho chiamata chiave del labirinto. Oh, scusa. Sei smorecciato. Ah, qua ah, ecco, bisogna fare. Ah, è vero, bisogna usare lo scarabeo, non ci pensavo più. Non potendo salire devi usare lo scarabeo. Mi sembra. Sì, sì, sì. Se no non sarebbe così facile. Ecco. Saliamo, usiamo lo scarabeo. Colpiamo la gemma. E anche qua l'acqua si innalza. Per darci la mano. Bene, ora appena la risaliamo. Ci liberiamo dalla ragnatela. Prendiamo questa rupia. Capito? Certo. E possiamo tornare indietro. Merck? Stai bene? Bene. Salviamo di nuovo. Prima ho salvato? Oh, non me lo ricordo, chi sia. Visto che abbiamo la chiave, possiamo andare avanti. Ho detto possiamo. Potremmo andare avanti se non c'è questa rompera. Se non ci fosse questa rompera. Scusate. Un altro che rompe. Non si ricorda di lui. Era una piccola idea. Uno, due, e chiamiamo. Ho sentito che era qualcosa di lui. Ma stava lo stiff chef c'è. Oh, una pianta pila. Una pianta pila doppia. Le piante pila sono quelle che ho ucciso prima. Ah. Così di si appiccicano e ti ammazzano, vero? Non se fai lo scatto. Bene. Uccidiamo le ultime tre piante pila. Cioè, non volevo prendere la spada. E ora, visto che abbiamo ucciso tutte le piante pirla e piante pirla doppie, possiamo andare tranquillamente avanti e arrivare alla porta con la chiave. Marcella? No, non c'è qua. Marcella? Marcella è morta. E come al solito ci si chiude la porta dietro. Ed ecco il tizio a tre teste che dobbiamo uccidere, a tre teste con tutta la vita. Ecco fatto. Che difficoltà. Ciao. Ed ecco che si apre la porta, ma non quell'altra, quindi dobbiamo andare per forza avanti. O se si apre l'altra, non la mostro. Io non l'ho mai notato. Cavolo, vuoi morire? Faccio una stupidissima arachnula a cui tagliamo il filo. Colpiamo questo interruttore sempre con lo scarabeo, ricordate di usare sempre lo scarabeo. Così. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Mi puoi aiutare? Sì!
colpiamo. Chiudo? Ciao. Il tizio e possiamo andare avanti. Bene, ora cerchiamo questi 5 minuti che mi restano di mangiare un pigolo lì, pigolo. Stessa cosa che stai dicendo io, è vero? Beh, a un certo punto hai semplicemente sbagliato l'accento. Sì, ho detto pigolo. Tagliamo questa, la usiamo per arrivare laggiù. Blep. Check. Ondeggiamo. E cosa vuoi fare? Spulecciare. Oh. Sì, dai, con la fionda non lo voglio. Non so. Non ce l'ho fatta di solito, non ce la faccio mai per un po'. Per un pelo cadevo. Sottinteso. Quando non dico blep è perché è sottinteso. Sono caduto! Hai fatto bene. Grazie. Trap. Bibi. Bravo. Uffa! Perché? Ah, ce ne sarà uno di mezzo. Sono troppo scemo. Sta a vedere. No. Jacobsen! Non c'è nessuno di mezzo. Come mai non ce la faccio? Sono io. Luca Alessandrini ridere. Quindi riuscirà a centrare la pianta? Penso di sì. Oh! Ed ecco che qua c'è la chiave del labirinto. Cioè io chiamo. La chiamo labirinto. Si chiama Gigio. Bene. Ora direi che almeno a questo tentativo potremo riuscire a farcela. Spero. Prego. Che culo. Un gioco fat down, ha detto. Un job fat bene. Bene, abbiamo la nostra prima chiave. Non ho visto come si chiama. Ciò. Chiave ciò. Fammi vedere se. No. No. No, non si vede. Prendiamo un cuore. Niente. E prepariamoci ad affrontare il tizio con la voce che fa. Niente. Sì, che ogni tanto dice niente. Accontentiamo Marco. Bene. Dopo aver preso queste 20 rupie, ci salutiamo. Ciao. Niente.